Filippo Ragusa lo troviamo dalla panchina dell'Imina, quella del, dell'Antillese, però è un po' sempre vincente, soprattutto in queste semifinali e playoff. Oggi avete vinto contro un Roccalomera, ovviamente giocando anche in trasferta, quindi una partita abbastanza difficile, quantomeno alla vigilia voi sul campo avete dimostrato di essere migliore, soprattutto dal punto di vista agonistico uh, avete tenuto bene il campo rispetto al Roccalomera. Sì, Pippo è stata effettivamente una bella vittoria e che ci ripaga di, questi, di queste ultime partite fatte bene. E abbiamo, abbiamo vinto contro il Roccomera che è un'ottima squadra e lo ha dimostrato anche oggi, ma i nostri ragazzi sono stati cinici sotto porta e hanno avuto una grande voglia di vincere e abbiamo portato a casa la vittoria. Ovviamente in questa squadra ci sono uh, giocatori di, di una certa esperienza che hanno militato anche in categorie superiore e oggi questa esperienza è valsa qualcosa. Ma tutti i ragazzi, eh, indipendentemente da chi ha giocato in categorie superiori o meno, eh, hanno disputato un'ottima partita anche chi è subentrato eh, dopo in corso, in corso di gara. Ehm, in corso di gara ha dato il, il suo contributo e quindi una partita che insomma, una, una vittoria meritata che va dal primo fino all'ultimo. Adesso andate in finale, ovviamente questo è lo spirito giusto per poter affrontare questa finale. Sì, ci giochiamo tutto a Messina, speriamo di, di fare bene anche lì. E, insomma, una partita. Una partita Secca si, si sa, si può, si può vincere, si può perdere, quindi andiamo tranquillamente alla Messina e ci giochiamo questo spareggio. La finale purtroppo per l'Antillese eh, ha un risultato utile, quello della vittoria. Sì, l'unico risultato è quello della vittoria, peccato perché la, la penultima contro qua il Roccolomero in campionato eh, eravamo in vantaggio per 2-1 e siamo stati raggiunti al, al 96. Con quella vittoria eh, avremmo fatto gli spareggi in casa e sicuramente sarebbe stata tutt'altra storia. Ma comunque va bene così, eh, il verdetto del campo, quello che viene ci prendiamo.